Gori a portata di mano. La società che gestisce il servizio idrico sul territorio si mette al passo con i tempi. Restyling per il sito www.goriacqua.com e una nuova app per essere più vicini agli utenti. La app, scaricabile gratuitamente sia da Google Play che da App Store, darà l'opportunità di visualizzare lo storico delle fatture ed altre informazioni commerciali, o ancora sarà possibile segnalare guasti presenti sulla rete idrica stradale oppure al proprio misuratore. La Gori continua nella sua attività di modernizzazione delle sue strutture per meglio servire l'utenza, che è la nostra mission. Io credo che ancora una volta oggi confermiamo di essere al passo, anzi un passo avanti rispetto ad altre realtà, ma non lo dico in polemica o in contrapposizione. Ecco, misurarsi sulla qualità, sul servizio è uno degli obiettivi primari. Un'azienda come la Gori, con 700 dipendenti che a tempo pieno sono impegnati a servire un territorio e un'utenza di 1,5 milioni di persone, diciamo, non è cosa da poco. Milioni di occhi sul territorio, praticamente tutti i cittadini avranno la possibilità di segnalare con foto i guasti che ci sono. Infatti, appunto, noi riteniamo che il cittadino debba in tempo reale farci conoscere la disfunzione, usiamo questa espressione, e noi in tempo reale abbiamo il dovere di dare una risposta, ecco, nell'immediatezza. La possibilità di segnalare i disservizi sul territorio, ma anche di controllare bollette e tariffe, tutto questo grazie alla tecnologia. Sì, la scelta di Gori è certamente quella di dare un miglior servizio a tutti, e per raggiungere tutti in un territorio di 1,5 milioni di abitanti bisogna utilizzare le moderne tecnologie. Oramai tutti abbiamo un telefonino e col telefonino si possono fare tante cose. Una di queste molto utile, che è quella di segnalare una perdita in strada. Oramai basta fare una telefonata che è georeferenziata e automaticamente Gori riceverà la segnalazione della perdita con l'esatta ubicazione e anche guardando la foto la natura del, diciamo, del guasto. Garantirà anche un intervento immediato. Certamente accorcerà molto, molto i tempi, perché questa diciamo, l'importanza non è tanto l'app e la foto, quanto il fatto che tutto questo è collegato al nostro sistema. Molto interessante anche l'informazione sulla qualità dell'acqua, questa è già disponibile sul sito, ma verrà resa disponibile anche sul telefonino, quindi, come dire, sarà possibile anche, per dire una cosa, fare una lezione in una classe sia attraverso il web o attraverso il telefonino, facendo vedere ai ragazzi come è possibile riconoscere le condizioni di qualità dell'acqua del loro rubinetto.